Riprese degli allenamenti all'antistadio per gli uomini di Cornacchini. A tenere banco tra i tifosi biancorossi il pareggio di domenica contro la Cireale. Abbiamo chiesto ai supporter del Bari cosa non ha funzionato nella prima parte di gara dove i biancorossi sono apparsi sottotono. Sentite cosa ci hanno risposto. È il primo tempo, noi dobbiamo entrare in campo con una certa cattiveria. Cioè, qua non c'è niente da fare, noi dobbiamo distruggere il campionato. Non devo aspettare, abbiamo degli schiaffi prima per poi andare avanti. È una cosa inconcepibile. Io personalmente, io sto male, non posso vedere la squadra in Serie D e stare sempre male. No? Quindi noi abbiamo una squadra dove togli uno e metti l'altro che mette è migliore di quello che è uscito fuori. Quindi basta. No? Lei condivide la formazione iniziale? Ma senti, ascolta, noi non dobbiamo dare la colpa a Cornacchini, perché Cornacchini non è che entra lui in campo, chiaro. Ci sono delle dinamiche che non si può, per esempio tu presenti Simeri, mettilo dall'inizio, non è che io ce l'ho con Pozzavone, è un gran giocatore anche lui, però Simeri ti cambia la partita, allora cavolo, lo devi capire, non puoi stare lì sempre e vediamo, non devi vedere niente, si sa ormai. Non è quella partita soltanto che non funziona, è una vita, sono 5-6 partite che non sta funzionando, tu devi giocare 90 minuti, non il primo tempo lo regale, non ci sta al campo, capiva la me che hai il gol, il secondo tempo poi fai e non conclude niente, perché ormai la squadra si chiude e diventa difficile. Ma secondo lei il problema è la formazione iniziale? La formazione che sta un po' sbagliando, diciamo, il mister sta un po' sbagliando a cambiare, perché che cosa devo dire? Che come centrale non mi sta bene più, tanto per cominciare. La difesa sta facendo da essere la difesa la migliore d'Italia, adesso stiamo diventando la difesa pull-off, secondo me. Questo è tutto. Come attacco? Mi metta quello là, come si chiama? Aiutami, Rita. A domani Cicco, parliamoci chiaro. Quello, non può, neanche la banchina secondo me è buona. Forse ha bisogno di tempo ancora. Ha bisogno di tempo, ha finito il campionato. Io spero soltanto, ormai sto deluso, perché a questi tempi, come minimo, poco a poco, 60 punti, li a 3. Allora, i cambi, non al momento giusto, i cambi, quello che io mi chiedo soltanto, i 20 minuti di Brienza, sono i 20 minuti che devi giocare alla fine, secondo tempo o al primo tempo? Primo tempo, non, tutto rispetto per Brienza, per Ciccio, però non era Ciccio del solito. Però, diciamo, il miglior dei modi ha giocato meglio degli altri, perché la squadra era sotto tono. I cambi, e poi voglio capire un modulo, se c'è un modulo di gioco che deve adottare Cornacchini. Ma questo qua mi chiedo. Secondo lei il campionato è chiuso? Beh sì, direi proprio di sì. 9 punti sono 9 punti, è vero che devi stare con la guardia alta, però sono sempre 9 punti. Secondo me no, perché ormai si è capito che mister Cornacchini predilige l'inizio Pozzebon, perché fa un più rispetto a Simeri un lavoro più di copertura. Infatti se avete notato Pozzebon rincorre più l'avversario, quindi lui preferisce mettere Pozzebon all'inizio, quindi stancare un po' di più la difesa avversaria per poi far entrare Simeri, che è molto più concreto in zona gol. Al primo tempo avremmo dovuto comunque essere più incisivi. Il secondo tempo, quando ci siamo resi conto che eravamo in svantaggio, con 45 minuti la situazione ovviamente poi per fortuna è ritornata al pareggio e ci ha permesso almeno di prendere un punto, considerando però che la classifica, pur avendo un margine notevole, questi punti dobbiamo gestirli, perché ancora con 9 incontri è bene comunque chiudere al più presto questo campionato. Infine una battuta con la mascotte biancorossa. Ci mettiamo magari un pochettino più di tempo, poi è venuto quel gol a freddo e allora ci abbiamo messo un po' più di tempo, però ce l'abbiamo fatta. Però poi abbiamo avuto un altro avversario molto contro di noi. Penso che l'avete capito, l'arbitro non era molto favorevole, un rigore nettissimo con le mani, addirittura il giocatore la tira di fuori, superato il portiere e l'arbitro non l'ha visto, però fa parte del gioco. Devo dire solo una cosa, meglio così che il Napoli non vuole più i De Laurentiis, li vogliamo noi.
Sono fortissimi.